Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di padre rullante. Oggi parliamo di cosa è meglio tra i due. Mi avete fatto molte volte questa domanda: ma devo studiare sul pad o devo studiare sul rullante? Ho possibilità di studiare sempre sul rullante, allora cosa faccio? Mollo il pad, lo butto nel cestino e studio solo sul rullante? Oppure lascio stare il rullante e studio sul pad o studio su tutti e due? Calma. Allora, non buttate niente perché ci servono tutti e due. Su padre rullante andiamo a studiare le stesse cose praticamente, andiamo a studiare la tecnica, ma ci servono per migliorare cose diverse. Per alcune cose va meglio il pad, per alcune cose va meglio il rullante, quindi oggi voglio fare un po' di chiarezza su questa cosa. Quando andare a studiare sul pad, quando andare a studiare sul rullante e il perché. In generale, comunque, tutti gli esercizi di tecnica vanno bene studiati sia sul rullante sia sul pad. Se avete solo il rullante e non avete il pad, non è che dite: ah no, non ho il pad, allora oggi non studio perché non ho il pad. No, studiate lì sul rullante, fa benissimo lo stesso. Allora, partiamo un attimino dal pad. A chi consiglio di studiare il pad e perché studiare sul pad? Tante volte mi avete detto: ma cacchio, ma io ho il rullante, perché devo limitarmi a studiare su sto cavolo di pad? A parte che, per prima cosa, apro una parentesi, il pad serve anche per non ammazzarci le orecchie, perché se comunque volete fare i batteristi di lavoro dovete studiare tanto, quindi anche studiare 4, 6, 8 ore al giorno sulla batteria, dopo un po' le orecchie incominciano a fare un po' fatica. Quindi studiare sul pad non fa rumore, si sente poco, ma si riesce a studiare bene lo stesso. Chiusa questa parentesi, quando e perché studiare sul pad? Io il pad lo consiglio sicuramente a chi è alle prime armi, perché il pad ti fa capire veramente bene che cos'è il rimbalzo, perché comunque è un pochettino più facile far rimbalzare la bacchetta sul pad in confronto al rullante, quindi va benissimo per studiare il rimbalzo, va benissimo per studiare le ghost, è un po' più una rottura di scatole. È bello studiare sul rullante perché è bello fare casino con il rullante. Quindi va bene, suonate un po' di rullante, però soffermatevi molto sul pad perché vi incomincia a dare la disciplina, diciamo. Studiando sul pad andate veramente a sentire bene quello che state facendo. In più, il pad ha una cosa veramente importante che il rullante ha meno, nel senso, non perdona nulla. Se voi andate a suonare dei colpi piano, dei colpi forti, dei colpi pianissimo, ad esempio questi, si sente tutto, si sente perfettamente tutto quello che state facendo. E se non fate l'esercizio giustissimo, si sente subito. Appena un colpo è un pochettino sbagliato, lo senti subito. Questa è una roba negativa perché, cacchio, minima cosa che sbaglio, subito a sentire. Però dall'altra parte è positivissima perché tutta questa cosa, questa puntigliosità, diciamo, va poi a riversarsi sulla batteria. Quindi se sentite tutto bene quando suonate sul pad, suonerete meglio anche quando andrete a suonare sul rullante e anche quando andrete a suonare su tutta la batteria, perché essendo più rompi scatole con se stessi, diciamo, poi si va a suonare meglio, si è più precisi in generale. Quindi il pad si sente tutto. Se dovete fare degli esercizi proprio di precisione, anche col click perfetto il pad. Questa puntigliosità, tra virgolette, sul rullante viene meno, cioè non è che non si senta. Se facciamo un errore assurdo, ovviamente si sente. Però guardate, se io faccio questo, o se io faccio questo, si sente la differenza, ma io in realtà ho fatto la stessa cosa, solo che qui si nota un pochettino meno. Qui qualsiasi minimo errore si sente. Se poi io lo faccio bene su pad, lo riuscirò ad andare a fare bene anche su batteria. È ovvio che poi quando è fatto veramente bene su batteria si capisce che è meglio di quello di prima. Però comunque qualche imprecisione in più te la lascia passare il rullante. Quindi sulla precisione, pad. Invece sulla questione dinamiche, attenzione, perché il rullante ha un problema. Io prima ad esempio su pad ho suonato dei colpi pianissimo che sicuramente non riuscite neanche a sentire voi, perché li sento io a malapena di qua. Se io faccio la stessa cosa sul rullante si sente già molto di più, è già molto più forte, è normale. Però attenzione, perché se io vado a fare ad esempio un rullo a 5 sul pad e faccio questo e poi vado a rifarlo sul rullante, sul rullante sembra tutto più piatto. Non dico che tutti i colpi abbiano la stessa dinamica, però quasi, nel senso, sembra molto più piatto. Sul rullante devo far sentire molto di più la differenza tra colpi piano e colpi forte, arrivando a fare questa cosa qua. Il pad sulla dinamica perdona un po' di più, ma pensateci, quando andate su pad abbassate tantissimo le ghost, quindi non fate questo, ma fate questo, in modo tale che quando andrete a suonare il suo rullante si sentirà molto di più la differenza. In più, non so se ve ne siete mai accorti, man mano che andate sempre più veloce, a
accenti e ghost tendono un pochettino ad appiattirsi. Quindi se noi quando suoniamo a bassa velocità suoniamo gli accenti qui e le ghost qui, man mano che andiamo su tenderanno un pochettino a appiattirsi e quindi arrivano quasi alla stessa dinamica. Se noi invece suoniamo gli accenti qua e le ghost qua, quando andiamo su di velocità tendono ad appiattirsi un pochettino, ma comunque c'è sempre tanta differenza tra le due. Quindi quando battete lenti cercate di dare molta differenza di dinamiche. Ancora due cose positive del rullante. La prima è sempre per quanto riguarda le dinamiche. Sul rullante ho la possibilità di fare il rimshot, cioè il colpo bordo pelle. È una cosa che non posso fare sul pad perché non ha né il bordo né la pelle, un casino. Più che altro, infine, la questione che mi dite tutti è: ma col rullante abbiamo meno rimbalzo? Comunque abbiamo il rimbalzo che abbiamo veramente sulla batteria. E infatti questa è una cosa super positiva di suonare sul rullante. Le superfici sono diverse. Qui abbiamo la pelle e rimbalza meno, o comunque possiamo anche decidere quanto far rimbalzare. Quindi in generale o tirate tanto il rullante o studiate sul pad per studiare bene il rimbalzo, ad esempio per il free stroke. Se invece dovete studiare cose più di polso, cose più per la velocità, sul pad studiatele, ma è più facile. Quindi il video direi che può finire qua. Se avete dubbi, se avete qualsiasi cosa da chiedermi, cliccate qui sotto. Cliccate cosa? Scrivete qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, andate sui miei social, andate sul sito Castube, suonate tutti gli esercizi sul pad, suonate tutti gli esercizi sul rullante. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!